Sono tre gli elementi dei quali bisogna tenere conto per il presente e per il futuro. La ecosostenibilità, e vogliamo dire rispetto al sequestramento della CO2 e quindi al risparmio energetico in genere. Il secondo elemento importante è e sarà la tutela della biodiversità legata alla questione ambientale, ma soprattutto alla sopravvivenza di specie vegetali e animali, e il terzo elemento sarà ed è la nutraceutica del food, quindi il cibo visto come elemento curativo ma anche di prevenzione, quindi la nuova medicina, anche se già Ippocrate ci diceva fai della medicina il tuo cibo e fai che il cibo sia la tua medicina. Sono tre elementi che camminano insieme lungo un percorso di sviluppo che servirà alla nostra umanità non del lontano futuro, ma di brevissimo periodo.